Buonasera a tutti, io Giorgio facciamo una talk su Open Frameworks. Allora io farò inizio un po' un'introduzione su quello che è Open Frameworks, a cosa serve, Giorgio dopo farà vedere degli esempi. Abbiamo portato degli esempi sul face tracking, su face substitution. Allora, Open Frameworks è un framework, è un insieme di librerie in C++ che serve per lo sviluppo di applicazioni, in genere si dice creative coding, per fare applicazioni interattive, applicazioni video soprattutto. Infatti è stato usato per fare, qua avevo dei video però non ho internet quindi non riesco a lanciarli, per esempio è stato usato per fare degli effetti speciali per Tron Legacy, per video musicali o per rendere un'installazione dove dei bambini potevano interagire con Kinect e venivano creati dei mostri. Sì, si riesce a fare un framework molto ampio e si riescono a creare diversi tipi di applicazioni. Allora, vabbè, sicuramente è un framework, è basato su tutte le librerie open source e quindi è completamente libero e accessibile, si può, c'è un for, c'è una. Sì, c'è un forum, una community molto larga, quindi è facile sì, trovare informazioni e anche aiutare a sviluppare o ingrandire il progetto. Allora, di per sé Open Frameworks è nato come una libreria, era basata solo su OpenGL, quindi una libreria grafica. Infatti era usato come strumento per sia per insegnare a usare CPU, programmare in C++, ma in particolare per usare librerie appunto OpenGL, quindi librerie di grafica. E da allora si è espanso, adesso comprende diverse librerie sempre di grafica, diverse librerie per lo streaming, per elaborare, analizzare audio, librerie per i font, per le immagini, librerie per gestire video, diversi tipi, ad esempio OpenCV, librerie per modellazione 3D e allo stesso tempo ci sono diverse estensioni di Open Frameworks che lo rendono interagibile con Arduino, con segnali MIDI, con Kinect, è molto aperto. È un po' simile a Open Frameworks, non so se conoscete, è una versione simile a Processing. Però appunto, è basato in C++, quindi è un po' diverso, è molto simile come struttura. In Processing alcune cose sono nascoste, cioè non sono in vista, mentre in Open Frameworks, dato che si usa una IDE per programmarla, è tutto aperto, quindi è tutto visibile, però poi come concetti, come strutture degli oggetti, di come funzionano i. E di come è sviluppato il codice è molto simile a Processing. No, però non direttamente come Processing, però mi sembra ci sono dei modi, adesso non mi ricordo qua. Sì, diciamo che il web è proprio il punto debole, nel senso che la parte più difficile è da esportare di Open Frameworks. Sia per Android, comunque è semplificato anche tutto quel discorso. Diciamo che pubblicare un'applicazione sul web è la parte più difficile, il limite più grosso, insomma, di queste qui. Non lo spengo. Lo tieni a un'etichetta solo, cioè a te posizione. Ok, a metà, sì. A metà, ok. Allora, appunto, Open Frameworks è sviluppabile su diversi IDE. E appunto, è un insieme di librerie e si può gestirlo, anche compilarlo attraverso terminali, attraverso righe di comando, però è più semplice usare dei progetti già forniti, già pronti e con cui si è più semplice gestire appunto progetti, sono abbastanza complessi. Appunto, ci sono progetti per Xcode, per Lin, cioè per tutti i sistemi, più o meno tutti i sistemi operativi. Appunto, è un'idea di Open Frameworks è di rendere il più semplice possibile in modo che con poche basi di programmazione si riescono a progettare, a creare, a sviluppare delle applicazioni
abbastanza complesse. Allora, per utilizzare Open Framework si scarica semplicemente una cartella che ha questa struttura. Appunto, ci sono le apps, che sono tutto l'elenco di tutti i progetti, e gli add-ons, che sono delle librerie che estendono le librerie normali di Open Framework, e poi la cartella di librerie, che sono appunto quelle che dicevo prima, OpenGL di poco, OpenCV, le varie. E quindi, esempio, questo è l'esempio per nel caso di Xcode, si bisogna andare a aprire il progetto di Xcode, e lì si trovano questi file, che sono i file principali con cui si gestisce un progetto. C'è il main, dove viene gestita, dove si stabilisce in che modo la grandezza della finestra, se è full screen. Cioè, sì, dal main si gestiscono un paio di opzioni generali per quello che sarà l'applicazione, mentre nel test, il test app è il nome dell'applicazione, e invece nel test app.h ci sono tutti i riferimenti alle librerie esterne, alle variabili che vengono usate. Ad esempio, Open Processing ha una diversa compilazione rispetto a Processing, in particolare, che la rende appunto divisa in, ma penso come tutti i progetti di in C++, ha una fase di preprocesso, una compilazione e un linking. In questo modo si ha un miglior controllo sugli errori, mentre ad esempio in Processing è già più difficile riconoscere se fare un debugging dei progetti. E poi da un lato è più veloce, la prima compilazione richiede molto più tempo, però poi le successive sono veloci. Allora, appunto, poi gli esempi li farà vedere Giorgio, adesso io do più che altro una visione generale di quello che è un progetto in Open Frameworks. Appunto, in quella che era il file test app, ci sono queste funzioni che sono la setup, l'update, poi c'è la gestione degli eventi, e queste sono le funzioni principali con cui tutti i progetti di Open Frameworks lavorano. Setup, appunto, è una funzione iniziale in cui vengono dichiarate prima le variabili, vengono dichiarate delle, appunto, funzioni di configurazione, e poi il setup, dopo setup parte viene chiamata la funzione update, cioè viene creato un loop tra update e draw. Update è una funzione che appunto aggiorna i valori necessari, e draw è la funzione che invece disegna sullo schermo o su un file esterno, disegna le componenti grafiche. E poi appunto ci sono delle funzioni di gestione che possono essere funzioni di appunto gestione di eventi MIDI o OSC o appunto gestioni o eventi da Arduino, Arduino, Kinect, quello che può servire. Appunto, Open Frameworks ha molte funzioni di base, appunto funzioni di configurazione che possono essere appunto gestire i messaggi della console, o generazioni di primitive che sono figure grafiche, quindi generazioni di quadrati, figure sia bidimensionali sia tridimensionali. Poi come molto simile a Processing, trasformazioni di coordinate, quindi rotazioni, scaling, varie. E poi funzioni di disegno, quindi disegnare i vari tipi di colori, i vari tipi di. Ok. E poi appunto di Open Frameworks è importante un po' la distinzione, cioè tutto il progetto include diversi tipi di classi che quindi rendono facile gestire diversi tipi di input, che siano immagini, video, allo stesso tempo, sì. È molto vasto come progetto, si trovano anche dopo dal link del sito, si trovano diversi tutorial, diversi materiali. E di sicuro rispetto a
a processing è un po' più complicato, perché essendo scritto in C è un po', a prima vista la struttura può sembrare un po' più complessa, però di per sé poi i progetti, mentre processing è più per fare prototipi, magari un po' più, ovviamente essendo in Java è un po' più, c'è un interprete, è un po' più lento, invece i progetti in Open Framework sono sia per a livello educativo, per imparare a programmare, sia anche a livello appunto professionale, sono diversi, si può, cioè non, si ha diverse opzioni per rendere, infatti, per farla lavorare bene i progetti. Appunto, quello che è la filosofia di Open Framework in base a questa, che è aperto, Open Frame è open source, è semplice, perché già gestendo poche funzioni si possono creare semplicemente delle animazioni video, è consistente, intuitiva, è semplice, cioè è più o meno tutte le classi funzionano con la stessa struttura, tutte multipiattaforma, perché appunto si possono con le stesse file sorgente si possono compilare su più piattaforme, quindi creare diversi tipi di eseguibili. È potente perché in C, perché quindi è abbastanza C++, quindi anche delle librerie potenti, è abbastanza veloce, estendibile perché si possono creare add-ons, ce ne sono sul sito di Open Framework, ce ne sono quasi 1500, che è quasi un problema, ce ne sono davvero tante, però si trova di tutto per anche gestire, sì, si trova davvero tutto. E poi vabbè, la filosofia è do it with others, sarebbe loro, vorrebbero che appunto tramite il forum chiunque potesse contribuire allo sviluppo dei framework, sviluppo di add-on, sviluppo di codice, quindi. E poi appunto sì, il sito Open Framework si trova tutte le informazioni possibili, si trova di tutto. E poi passo a Giorgio, che presenta un paio di esempi in OpenCV, un po' di quello che si può fare, anche con poco codice si possono fare cose molto, molto interessanti. E anche chi non è un esperto programmatore può con poco costruire un progetto, costruire qualcosa. Come si mette così? Si sente? Ok. Ok, mi metto di qua io e dopo vi faccio vedere dalla là magari gli esempi se arriviamo. Sì. Aspetta. Allora, buonasera. Allora, Simone ha presentato brevemente in cosa consiste Open Frameworks a livello teorico. Io volevo parlarvi un po' di quello che si può fare con una libreria come OpenCV ed altre librerie che sono state scritte sulla base appunto di questa. Però giusto per farvi un'idea di nel concreto in cosa consiste, faccio vedere un secondo quello che è sufficiente per far funzionare un progetto di Open Frameworks. In realtà è una semplice cartella che si scarica da internet, praticamente come questa che vedete. Io semplicemente ho aggiunto alcuni add-on e alcuni esempi di codice. Allora, vi faccio vedere un secondo come è strutturato un'installazione. Non è necessario, questa è una piccola differenza con processing, mentre in processing qualsiasi progetto può essere aperto da qualsiasi parte, può essere salvato in qualsiasi punto del disco, però è importante avere tutte le librerie nello stesso posto. Qui possiamo avere la cartella in qualsiasi parte del disco che vogliamo, però è importante avere le librerie in un punto ben preciso rispetto al progetto in cui ci troviamo. Quindi alla fine la maggior parte, anzi il 99% delle librerie di cui si ha bisogno sono presenti in questa cartella, quindi qui c'è tutto quello di cui c'è bisogno in teoria per poter lavorare con Open Frameworks. Qui c'è un'altra piccola libreria che serve per poter lavorare con Arduino, e tutto il resto sono in realtà degli elementi accessori. Qui sono gli add-on che quindi permettono di estendere il linguaggio, e all'interno della cartella apps e examples ci sono tutte le cartelle contenenti vari esempi. Giusto per farvi vedere
un piccolo esempio, questo è l'esempio, un esempio vuoto con praticamente niente dentro, è composto di tre file, sono tutte le varie funzioni che si possono utilizzare, sono collegate a degli eventi, quindi il setup di cui parlava Simone prima, la possibilità di aggiornare e di collegarsi con altri eventi, quindi in questo caso la pressione di un tasto, e la, insomma muovere il mouse in qualche modo, ridimensionare la finestra o ricevere dei messaggi. Quindi praticamente la parte rilevante del codice in un esempio vuoto da cui si può partire è semplicemente la creazione di una finestra. Quindi se io eseguo adesso, cioè quindi compilo questo esempio, non avremo altro che una finestra vuota. Però insomma a questo punto sappiamo che tutto quello di cui abbiamo bisogno funziona. Giusto per farvi vedere qualche esempio su cosa si può fare, allora qui è semplicemente attraverso questo esempio che è fornito assieme all'installazione vengono caricate alcune immagini e vengono fatte delle semplicissime operazioni su queste immagini. Quindi semplicemente una trasparenza che viene mossa semplicemente. Qui c'è una piccola GIF che viene campionata, quindi vengono analizzati i canali, in questo caso semplicemente il canale rosso e il canale blu, e vengono riprodotti qui un po' più in grande e abbiamo alcune immagini semplicemente riprodotte. Già semplicemente caricando una libreria come OpenCV comincia a diventare molto più semplice, ad esempio qui abbiamo ad esempio c'è già la possibilità di prendere in entrata un video e sogliarlo, poi se volete faccio vedere il codice, è molto semplice. Qui abbiamo un video e io sto semplicemente cambiando la soglia in cui viene binarizzato e tutto questo viene eseguito tramite pochissime linee di codice. C'è questo grabber che prende l'uscita della telecamera che viene sì. Ah sì, scusate, giusto, non avevo pensato, come si può, tu sai Simone come si ingrandisce? Beh, se no ingrandisco direttamente così. Scusa. Ok, vedete? No, no, poi non lo so se a voi può interessare veramente vedere il codice, vedete un po' voi. Comunque qui, insomma, viene semplicemente impostata la finestra e aggiornata la finestra e fissata una soglia. Ok, era giusto per far capire che in realtà rende veramente molto semplice la gestione di interfacce anche abbastanza complesse come appunto può essere il setup del video e il filtraggio. Ok, comincio la presentazione in particolare su questi algoritmi. Allora, non so se voi avete già, qualcuno di voi ha già un background, insomma, sulla gestione delle immagini a livello, insomma, come viene gestita un'immagine all'interno di un calcolatore, più o meno. Beh, comunque, insomma, quello che è un'immagine, in questo caso c'è semplicemente questo dettaglio, in realtà non è altro che un riquadro contenente il valore, in questo caso è un'immagine bianco e nero, quindi abbiamo semplicemente il valore di grigio che va da 0 a 255 per ognuno dei pixel. E quindi in realtà è non so se si può esprimere come un array bidimensionale oppure una matrice contenente tutti i valori di grigio presenti all'interno di un'immagine. Per quanto riguarda le immagini a colori, abbiamo tre canali, quindi in realtà oppure quattro nel caso di immagini con trasparenze, e ognuna contiene appunto un'informazione che può essere di 8 bit, nel caso più tipico,
con le varie, i vari livelli di, da 0 a 255, in questo caso, contenuti in ogni pixel. Le operazioni più semplici e anche più comuni che vengono eseguite su di un'immagine sono dette di convoluzione. E in cosa consistono? Nell'applicare un filtro, spesso è un filtro di 3x3, che affida un peso ad ognuno dei, pixel circostanti il singolo pixel che viene analizzato. Non so anche qui se a voi può interessare, se un po' mi seguite o se è una cosa un po' troppo elaborata. Comunque qui ho un piccolo sketch di processing, visto che si parlava di processing, che comunque rende abbastanza semplice anche l'interpretazione di quello che può succedere, che mostra come la convoluzione in realtà non sia altro che appunto questa matrice che viene ripetuta pixel per pixel, osservando quello che è presente nei pixel intorno. Quindi qui quindi cosa succede? In questo sketch in particolare abbiamo un kernel, che è questo elemento, questa matrice che viene applicata sopra ogni elemento dell'immagine, che è costituito da tutti elementi uguali. In questo modo vengono affidati ai pixel circostanti, a ogni pixel che viene analizzato, un peso identico, per cui si crea come una sorta di media di tutti i pixel intorno, e questo crea una sorta di sfocatura. Sì. Ma verso 20 com'è? Verso 20 o in sì. No, no, ci sono delle librerie che lo rappano in qualche modo, quindi gli oggetti che rappresentano l'immagine sono riscritti, per cui se io voglio scrivere una funzione, quella che scrivo io è diversa da quella che avrei chiamando direttamente Open Frameworks. Cioè, OpenCV, scusa. Allora, questo qui è un semplice blur, per cui ho applicato un filtro mediano all'immagine originale. E se io cambio il kernel con cui sto lavorando, allora, in realtà comincio ad applicare filtri di un tipo diverso. Per cui, ad esempio, un filtro passa alto, che quindi accentua le differenze, fa quasi l'opposto di quello che fa un filtro mediano, vediamo che dà un effetto completamente diverso, e quello che ho fatto è stato semplicemente cambiare la matrice con cui viene analizzato ogni singolo pixel. Invece di affidare un peso identico ad ogni pixel, come avevo qui, allora, scusate Mari, qui abbiamo il kernel, qui abbiamo un kernel in cui ci sono tutti i valori identici, qui ne creo uno, scusate, questo qui, in cui io do un valore molto maggiore, un peso molto maggiore al pixel che sto analizzando, e do un valore negativo agli altri, per cui accento in qualche modo le differenze tra i diversi pixel, e quindi si creano dei filtri che fanno vedere, che accentuano di molto le differenze. Ecco, giusto per dare una base di computer vision, insomma, quello che si può fare con un'immagine anche con degli algoritmi molto semplici. Per quanto riguarda appunto le librerie di OpenCV, permettono anche di eseguire un tracking, per cui una volta che si è individuato un oggetto tramite filtraggio o individuazione di alcune caratteristiche, è possibile seguire l'oggetto in diversi istanti e analizzare le differenze tra della posizione, insomma, e oppure di altre caratteristiche che si desiderano analizzare da un istante agli istanti successivi. Quindi abbiamo diversi tipi di tracking, uno basato su regioni, per cui si decide di voler analizzare un'immagine in particolare, anzi una regione in particolare,
e si analizzano le differenze con le immagini precedenti. Questa zona appunto viene monitorata. Active Contour è un tipo di filtro molto simile a quello che vi ho fatto vedere, che quindi accentua le differenze, e quindi una volta accentuate le differenze si riesce a riconoscere il contorno di un oggetto, e a quel punto lo si può seguire in tutta la telecamera, quindi non più solamente, cioè in tutta l'area ripresa, non più solamente lungo una regione. E poi ci sono le due tipi di tracking più interessanti, che sono quelli sulla feature extraction, che quindi consiste nel trovare delle caratteristiche di cui si ha già un modello, oppure appunto su dei modelli che possono adattarsi in qualche modo al contenuto dell'area ripresa. Quindi insomma posso farvi vedere, non so se può interessarvi, posso farvi vedere vari esempi che sono stati fatti con Open Frameworks per riconoscere delle caratteristiche e seguirle all'interno di un flusso video. Allora, qui c'è un piccolo esempio di un filtro molto simile a quello che vi ho fatto vedere, però applicato ad un video. Quindi abbiamo il video. Un'altra cosa molto importante diciamo che facilita molto l'utilizzo di Open Frameworks è la facilità di lavorare con degli input. Per cui ad esempio qui sto lavorando con la mia posizione del mouse, e a seconda di dove posiziono il mouse ho un tipo di filtro diverso. Quindi qui è maggiore il tipo di filtraggio, e qui è minore, insomma, a seconda di dove posiziono il mouse all'interno dello sketch. E qui, giusto per farvi vedere anche la semplicità del codice, abbiamo semplicemente tre oggetti. Un oggetto che semplicemente contiene i pixel di cui ho bisogno per fare il filtro, uno che contiene semplicemente un'immagine, che è quella che viene poi proiettata, e un oggetto che raccoglie l'input della telecamera. Quindi la telecamera viene inizializzata, aggiornata e poi riprodotta sullo schermo, quindi con le tre funzioni init, grabber, update e draw. E questa immagine viene poi convertita, quindi quello che è presente dentro alla telecamera viene convertita in scala di grigi, a cui viene applicato questo filtro. E poi l'immagine a cui viene applicato il filtro viene semplicemente aggiornata e riprodotta sullo schermo. Quindi con pochissime righe di codice è possibile riprodurre un filtro abbastanza complesso. Ok, vediamo. Per quanto riguarda appunto il tracking, esiste una libreria che si chiama Viola Jones, che riconosce i volti, e questa è già presente all'interno di OpenCV. E vi faccio vedere un esempio riprodotto semplicemente su una foto, però questa è la comunità, che è le persone principali che hanno contribuito comunque al progetto di Open Frameworks. Comunque si può vedere che vengono riconosciuti dei volti anche in luoghi in cui questi volti non ci sono, per cui questo algoritmo non è precisissimo. Invece appunto esiste questa libreria che si chiama proprio Face Tracking, che permette trovare un volto e riconoscerlo in maniera abbastanza più approfondita. Faccio una prova con il mio computer, solo che ultimamente ha dei problemi, in caso collego quello di Simone. Sì, esatto. No. Ah, ecco, vedete? Questo è già un esempio di tracking del volto, che comunque riconosce alcune caratteristiche che sono caricate all'interno di un modello.
e le segue, però non è molto. E non so se provo ad attaccare il tuo. Sì. Lo so, però guarda, ieri prima abbiamo fatto delle prove con i due computer. Vabbè, faccio una prova. Faccio una prova. Ah sì, dai. Ok. Ah sì, giusto, tra l'altro. Ok. Vediamo. Poi non lo so se voi può interessare. Beh sì. Vediamo. Quindi in questo progetto è possibile. Allora c'è un livello più semplice di individuazione in cui semplicemente disegna un outline del volto. Quindi ci sono le caratteristiche principali. E con una semplice modifica alla funzione è possibile vedere i singoli punti di cui è composto questo oggetto. Quindi vediamo che è semplicemente una serie di punti che vengono uniti e che poi servono per costruire questo oggetto in 3D. Se poi noi appunto prendiamo una serie di informazioni da questo oggetto, quindi la posizione, la rotazione e quanto viene scalato, possiamo disegnare in maniera un po' più precisa il volto. Però le informazioni sono le stesse che erano presenti nell'altro tipo di rappresentazione. E vediamo cos'altro si può. Utilizzando questo algoritmo, alcuni ricercatori hanno trovato un modo per sostituire il viso trovato all'interno di un'altra immagine, quindi un'altra foto, e sovrapporlo al viso di chi è riconosciuto all'interno del flusso video. Per cui qui c'è un piccolo esempio di come della base teorica in cui viene applicata una maschera riconosciuta in una persona sopra di un'altra. Quindi qui abbiamo semplicemente due quadri e a seconda della posizione del mouse creiamo una maschera e inseriamo il viso di una persona, lo sovrapponiamo al viso di un'altra. Quindi questo è semplicemente un'operazione così, un piccolo trucco su cui poi si basa il lavoro che poi è stato eseguito a livello video. Questo qui cos'è? Qui anche un altro esempio. Abbiamo la possibilità di sovrapporre una parte di quello che viene ripreso in una zona della telecamera e sovrapporlo in altre parti. Anche qui è semplicemente un copiare i pixel da una parte a un'altra e effettuare un piccolo filtraggio. Ok. E questo è proprio il vero e proprio esempio di sostituzione del volto attraverso delle foto che vengono inserite. Ecco qui, non so se si vede. E quindi c'è una serie di volti che possono essere sostituiti. Sì, è lui. E questo è Silvione. È Silvione. È lui. Sì.
Questo qua. Com'è? Prima la sessione gruppo della. Sì, esatto. Basta, questa era diciamo, la dimostrazione insomma, di alcuni algoritmi che possono essere utilizzati. Poi non so se avete domande. Siamo qui. La computazione è una parte su GPU? Sì, c'è una parte in GPU. OpenGL? Sì. Com'è? Ah, il microfono. Ah, ok. Te lo passo. Com'è? Ah, quella è il passo. Tieni Simone. Dove vengono elaborati i pixel, mentre la parte texture che definisce il riquadro e l'immagine. Infatti sul texture non si può, vabbè, come in OpenGL, non si può, cioè, per elaborare i pixel si va sulla CPU. Come scusa? Dal punto di vista dell'operazione sono usati soliti autovettori con valori o anche altri di algoritmi complessi o cos'altro? Ma per cosa? Per comparare i due volti? Nel senso, nel riconoscere i volti, allora. Non ti so dire nel preciso. Esistono alcuni modelli di volti che sono già stati allenati e vengono inseriti, quindi sono presenti già qui, abbiamo proprio il dato, questi modelli .con, .tracker, .tree, però avviene come un continuo allenamento anche nel momento in cui viene riconosciuto, quindi viene aggiornato il suo modello nel momento in cui ti riconosce e poi... Sì? A fare la stessa cosa, però devo saltare di volta in volta il mio allenamento, saltare per vedere la comparazione. Ah, esatto. Esatto, questo è un algoritmo che invece si aggiorna da solo, insomma, in qualche modo. Ci sono dei paper che poi spiegano, nel senso che è proprio ricerca abbastanza recente. Sì, hai tutta una libreria che gestisce il discorso audio e sì, anche poi la possibilità di filtrare. Sì. Tu conosci un po' meglio il discorso? No, poi per l'audio, mi sa che prende diversi formati, quindi anche, sì, mi sembra, ci sono librerie di base di OpenFamous, poi ci sono diversi add-on. Aspetta che, scusa, guardo anche subito. Di sicuro c'è anche qualcosa tipo per il bit, per riconoscere. No, qui non so di più. No, però con l'audio non ci ho lavorato tanto, qui non so, però più o meno se ci sono. Basta. Più o meno è questo. Sì, comunque poi tu scusa, adesso mi viene. Stavo pensando se avevo. Avevo già lavorato su qualcosa, ad esempio per il discorso FFT, analisi delle frequenze, è già tutto all'interno, per cui ho trovato alcune visualizzazioni di audio in cui semplicemente cioè, viene segmentato, non so se ti interessa anche il discorso dell'analisi, però la trasformata viene eseguita tranquillamente e anche segmentata per bande, insomma hai l'attività divisa per bande. Ci sono altre domande? Ok, a posto. Vabbè, grazie dell'attenzione.